È una delle realtà più importanti del calcio 5 in Italia. Ha vinto la Coppa Italia e sta lottando per le posizioni di vertice nell'attuale campionato. Ma quali sono le differenze tra il calcio tradizionale e quello giocato in palestra? Non possiamo nascondere, abbiamo fatto una squadra, secondo me, una del più forte, dei grandi giocatori, no? Però il campionato è duro, abbiamo tante partite ancora, però secondo me la squadra sta na strada giusta, continuando così, penso che sarà difficile non arrivare lì, almeno in finale. Secondo me il calcetto più bello del calcio 11 è perché si torna il gioco molto più reattivo, molto più dinamico, no? Diciamo che la palla ogni secondo sta la palla nei piedi, invece calcio 11 no, a volta rimane 2-3 minuti per prendere la palla. Secondo me il calcetto è più bello per questo aspetto. Noi abbiamo questa cultura, quindi in Brasile si nasce già con il pallone lì a letto, quindi papà e la mamma piacciono e quindi tu nasci già a calciare un pallone. Per noi veramente non è che c'è tutta questa differenza, perché in Brasile tu inizi a giocare a calcetto e calcio assieme, quindi tu magari al mattino e al pomeriggio giochi a calcio, perché le squadre di calcio sicuramente fanno sempre allenamento mattina e pomeriggio, e poi la sera tu giochi a calcetto, e fino ai 16-17 anni tu giochi le stesse, entrambi sport. E poi lì scelgono, sai, se tu sei più bravo in uno o in l'altro, scelgono. Però a noi aiuta tanto per la tecnica, perché il calcetto ti aiuta tanto negli spazi piccoli, nel ragionare veloce e nella tecnica di stop e pallone, e quelle cose lì. A me piace entrambi, a me piace tantissimo entrambi. Io ho giocato a calcio fino a 18 anni, 19 anni, e poi sono passato a calcetto per n motivi che ho avuto in famiglia. Tutto. La nostra preparazione è più dedicata tipo ai scatti, alle cose più breve linee, sai, scatti, non è tanto la corsa, tanto il fiato come al calcio. Al calcio deve tenere quel fiato per 90 minuti. Qua tu, sai, usi molto più la tua velocità e quelle cose lì. E quindi deve lavorare molto di più lì sulla rapidità, velocità, esplosione delle gambe, che al calcio si usa, però si fa anche allenamenti diversi per il fiato, per avere più fiato nelle partite che sono più lunghe. Io ho sentito anche che il calcio a 5 c'è più gente iscritta nella federazione di calcetto che praticano il calcetto che il calcio a 11. Per noi questo è molto bello, ma penso anche per tutto il mondo, perché è un sport che secondo me, fatto al chiuso, sai, a me piace tantissimo il calcio, io parto da lì. Però il calcetto a me potrebbe, sai, essere o alla pari del calcio o avere non la stessa visibilità, però almeno ingrandirlo un po' di più. Sai, noi come giocatori aspettiamo sempre che il calcetto vada alle Olimpiadi e tutto, e quindi speriamo anche questo per la visibilità. Sì. Qua abbiamo... Io ho trovato una realtà veramente bella, perché sono arrivato qua dalla Serie B e quindi visto il palazzetto ancora era piccolo, sai, e quindi il tifo era grande già per il palazzetto, e poi vedere tanto società come giocatore, come squadra crescere, tipo hanno fatto il palazzetto più grande per noi, il tifo è aumentato tantissimo, sai, e quindi è bello vedere tutta quella gente che è qua per te, vedere quel calore almeno umano qua dentro, perché fuori fa freddo qua in Italia. Però è l'unica molto negativa, diciamo. Sì, diciamo il clima è l'unica cosa che per noi è un po' problematica. Io sono sempre ottimista. La squadra che abbiamo veramente è per arrivare in alto, per giocare tutti i campionati che entriamo per vincere. Io, chiaro, già abbiamo perso la Supercoppa, che è stata una sconfitta
brutta perché le sconfitte sono sempre brutte, ai rigori ancora di più. E quindi adesso puntiamo nella Coppa Italia e nel campionato sicuramente, perché in squadra abbiamo, il tifo abbiamo, la società dietro abbiamo, e quindi questa è la cosa bella. La caratteristica sempre è stata forte era di puntare l'uomo, di creare la superiorità numerica per la mia squadra, a favore della mia squadra. Quindi quello cerco sempre di migliorare, cerco adesso in Serie A non cerco tantissimo di farlo perché comunque già è un gioco molto più... deve attendere molto di più, deve attendere le occasioni buone per fare questo gioco e quindi è di meno però... più lo facciamo spesso questo. Campione di calcio a 11, guarda, a me piace tantissimo vedere le partite del Barcellona. E lì secondo me ci sono tanti giocatori che possono giocare a calcetto. A me mi piacerebbe vedere Iniesta, Xavi, Messi.